them around. When you see me, yours is gone. But when you see me, yours is gone. L'ha scritta lui questa canzone, eh? Lo sapevate? Grazie. Grazie, grazie mille. Grazie di essere venuti. Posso raccontare un piccolo aneddoto, perché c'è stato il pericolo che io non potessi venire, perché una vespa mi ha qui colpito e mi si era gonfiato tutto la viso. Dico, ma io non posso andare, mia moglie faceva, ma sì, dobbiamo andare, ma non posso, e così sono contento di essere venuto qua. Vi ringrazio tanto. E vi piace Trinità, ma anche a me piace Trinità. È stata una grande cosa, una grande fortuna poter fare Trinità, che praticamente, insomma, ancora si vede e ancora ci piace. Bravo! Lo stanno scrivendo! Ci siete anche non solo italiani. Adesso... Grazie. Io spero che con il vostro spirito e desiderio di vedere un altro western, noi stiamo cercando di scriverlo, perché non è facile, però forse ci riusciamo grazie anche alla vostra volontà, al vostro desiderio di vedere un western ancora fatto divertente e anche, insomma, bello. Sì. So, adesso cosa succede? grazie. Ah, vi dico un'altra cosa. Ci sono degli ugubini qua, per caso? Ecco. Io devo ringraziare gli ugubini e tutta Gubbio, perché qua, in questa città, dopo, diciamo, questo che ho fatto, sono riuscito a fare una serie che è piaciuta molto alla gente, e cioè Don Matteo. I primi 3 anni sono stati ciao, lui mi faceva le fotografie, mi fa ciao, e siamo stati qui 3 volte. Mi è molto dispiaciuto quando, per ragioni, naturalmente, come sempre, di soldi, non siamo più venuti quassù, però Gubbio è nel mio cuore di sicuro. Allora, ringrazio voi che siete venuti. Allora, volevo anche ringraziare gli ugubini che hanno così accolto, mi sembra, con affetto questa cosa che è successa qua, questa gincana. E io mi domando sempre, ma gli ugubini non gli dà fastidio questa cosa qua? Perché? E loro mi dice no, non è vero, perché io ero abituato. La prima volta che sono venuto a Gubbio con Don Matteo, gli ugubini non erano mica tanto convinti che, insomma, gli fermavamo le macchine, le strade, così. Ma poi sono venuti veramente affettuosi, ho dei ricordi fantastici. Sono stato molto vicino delle famiglie, che adesso saluto. E, insomma, io sono anche mezzo ugubino, devo dire, perché...
perché Don Matteo ha iniziato qua. 3 anni di concentrazione, di buon lavoro, di tanto supporto dalla popolazione, ma poi, come voi sapete, il denaro decide tutto, e quindi venire così lontano da Roma a qui, come era bello. Io non venivo da Roma, io abitavo qua. E quindi adesso portare la troupe sua, c'è sempre più soldi, allora i soldi vincono e si fa la Cinecittà. Allora io basta così, is it good? Ah, this is my friend, mio amico più importante. Se io faccio delle cose di colpa mia, delle scazzottate belle e come si generose, chi le organizza è lui. Voglio esserci nel tuo film. Ci sarò perché mi piace, faremo un bel western. Ok, e anche voi, grazie. Ricordatelo. Grazie. It's the top of the list. He's so cool, he's the best. He keeps alive with this cult for a fight. Who's the guy who's the talk of the town? With the restless gun, just don't bother to fool him around. When you've seen him, use his gun, boy. When you've seen him, use his gun. Buonanotte, Gubbio. Grazie. Grande regalo, grazie. Complimenti. Nel 1967 le nostre famiglie e la famiglia di Terence si sono unite per un destino comune, straordinario, meraviglioso, ancora oggi non so capire perché, fantastico. Se non avete capito bene, non è che vi do un cazzotto, vi dico che lui è il figlio di Bud. E lei anche. E lui, per caso è mio figlio anche. Una famiglia ritrovata anche con tutti voi. Grazie. Viva Terence e Bud!